Oggi 26 marzo, maggio, che cazzo? Aprile, no, non è vero, si sa, 2003-2004, si parte, siamo partiti per una gita indimenticabile, sono le 6 e qualcosa, sono le 7, l'ultima gita della nostra vita, l'ultima e anche la prima, abbiamo con noi in compagnia, una brutta compagnia, Scipione, applauso di Lorenzo, anche Francesco, De Michele, Scipione, Salvo, c'è l'applauso per Salvo, Antonio, De Sario, Francesco, Di Carlo, Vitetti, Saverio, Gianluca, Anella, benvenuti in Bulgarella, Balmisano, detto anche il Playboy, e detto anche Jekko Taes, che oggi deve pagare, Saverio, cosa l'ha detto i consigli, Saverio? Cosa l'ha detto i consigli di classe? Facciamo schifo! Più schifo? Non si può! Facciamo peggio del peggio, siamo una merda praticamente! Sì, c'ero anch'io! Ero anch'io che lo so! Vuoi rilasciare un'intervista, qualcosa? Prendermi! Non ci spaventiamo. Ehi, mi raccomando che dall'autogrill stia a sorveglianze. Tanto paga l'house. Tanto paga tu. Sì, arriva là. Un caffè a tutti. Io offro un caffè a tutti, Scagliuzzi. Paga, fa la cassa. Oh, paga Scagliuzzi. Sembra mangiare, sta. Mattia, sembra mangiare, stai. Che fai schifo. Colazione non ho fatto, Mattia. Non è un bar che lo stai riprendendo. Che sei bello, Curci. Grazie, lo so. Ti sei bagnato tutto, proprio schifo. Oh, gira verso di me, che mi devo vedere. Sei brutto. Ma che cazzo è venuto alla gira? Mi dici le camere? Mi dici le camere, per favore? Allora, Bitetti, Desario, Chiarella, Palmisano e Sibilia. Poi? Poi, Laus, Renna, Di Carlo, Scagliuzzi, Lo Grillo e basta. Poi, la stanza da quattro, Intini, Palumbo, Scipione, come se fosse il mio cognome, e De Michele. Ole! Sì, questa notte tre paracchiere, tre campioni. Sono una bellissima per i montanti e facciamo assicurare anche i pomoni e anche il cervello di qualcuno di noi. Oh, questa mente vive tutte le tattiche, da come c'è. Erickson sta saltando in un altro. Ripeto, ho sbagliato. Allora, Lidl sta saltando in Alento. Velocissima, mentre per sotto c'è la zona bisca e scherzosamente da noi viene organizzata la zona bimba. Invece io uso una zona un po' diversa, sì, orecchia, attenzione, io che zona uso? La biro. Quindi io uso la biro, il signor De Sissi su pennarello, vero? Trappattori invece usa la penna stilo Grams, senza inghiostro dentro, perché invece l'inghiostro ci sputa dentro direttamente all'occhio del suo altro in zangone. Ma che capro c'è la biro? Io sto parlando la bizzone, stiamo attenti. In che consiste questa bizzone? Voi sapete che tutte le formazioni, tutte le sfasse, sempre la stessa formazione, sei 4-5-1, 4-4-2. Io invece uso una cosa un po' diversa, 5-5-5. Ma come mister? Ci giochi in 15? Lo sapevo che la bandiera doveva rispondere in questo modo, perché nessun altro l'ha fatto. Buongiorno Presidente. Salve Presidente. Tutto coincido alla perfezione, Spero ne sto parlando, abbiamo visto, Presidente o Presidentessa? Ora, io ho detto che non è vero che sono 15, sono 16 perché riesco a dire il portiere. Io ho detto 15 perché? Ma i 5 a difesa vanno avanti, i 5 attaccanti retrocedono e così viceversa. Allora gente penserà, ma qua che c'è? 5 giocatori in più? E invece no, perché mentre 5 vanno avanti, mentre 5 vanno indietro. E mezzo questa confusione generale, le squadre avversarie si chiederanno, ma che sta succedendo? E non si capiscono niente. Nemmeno noi. Nemmeno loro. Basta.
stiamo giocando a carte, la scopa. Io c'ho un 6 a spade e 5 a dena. La Bozvanut! Allora c'è mio, l'amico Saverio, Di Carlo, Mennaccia, Palumba e Claudio. E abbiamo questa ragazza qua, come si chiama? Intervistiamola. Rosmina. Rosmina. Allora, stiamo andando a Roma a vedere i cadaveri. A vedere che cosa? Perché a Roma non ci stai niente. A ma se noi ci vuole lo paese. Là non ci sta niente. E che andiamo a fare? Che sai, lo tira. Devo tirare. Segui mentre tiro. E ci fu la notte. Ho preso il 5 a Dinara. Mennaggia, muovi sopra me. Muovi, mi hai fatto squillo zitto. Cioè fai, respawn. Respawn, a te, che peccato. Che poi rispondo pure a zitto. Spacca, spacca. Beh, ci vediamo nella stanza. Sei il grande fratello? Guarda che bello strato. C'è la stradina, guarda. Stupore. Ah, vedi, c'è un strapiombo. Stiamo osservando lo strapiombo di Monte Cassino. Stiamo salendo verso l'abbazia. No, c'è siamo... un trombone a fare. Ecco. Il tempo che ghiò la ieri. Esce meno 72. Disperato, sa mangiare. Buono il panino alla cotoletta, Saverio, è buono? No, io ho il panino alla cotoletta. Cosa, sgruscio tu panino, pur da bere, come al solito. Scippio, dammi uno struzzo alla lasagna. Ecco, amore? Amore, come stai? A me non rispondi, la spegni il telefono. Non dico che non ti penso. Pure un dico che non ti penso, eh? Francia, vedo un flow. Andiamo un bucato. Scaglio, c'è sta mangi, scaglio. Scaglio, c'è sta mangi. C'è? Non ci mangi, cu? Palumbo, cioè deficiente, che si è fatto fregare il pallone dal cane. 7 euro di pallone. Dove sta Ciccio? Ciccio che mangia. Parmigiano ci sta meglio. La solita classe. La solita classe, il solito panino. Oh, guardati un panino a me, basta. Vedi quello come mangia. Dammi un panino, bastardo. Dammelo. Anche io mangio la vela. Voglio, che gli ho visto schifo. Fai schifo, mangia la vela. Parla. Allora, eh? Sono le 2:15 e siamo. E grazie, mi sono io, quarto. Saverio, l'amico di Carlo. Ma dove sei l'amico di Danilo, Carlo? Il nostro amico Intini. Ciccio Paolo. E Parmigiano. Non abbiamo fatto niente stamattina, già siamo stanchi. Figuriamoci tra 4 giorni. Ma ci vuole un bel cannone. Un bel avano e Michael Lee. Possono ammirare segni di stanchezza e segni di droga e di fumo su questo uomo, su quest'essere. È bugia! Conferma, ti sei fatto meglio due canne, confermo, con libro di informatica. Non so quanti erano, bro. Quant'era? Beh, Saverio, per stasera cosa che prevedi che... Havana! Stasera si progetta... Un Buffalo Bill. Che è un bel Buffalo Bull. Una... Un posto da Havana Club invecchiato di 3 anni. Devo cacare! Red Bull e vodka alla pesca. Ci combiniamo bene bene. Saverio, Cuba Libre, niente? Viaggiamo, è Cuba Libre a motore. A morire. Nelle altre camere a fare... E si viaggia. E si viaggia. Poi incontriamo due belle ragazze. Due, e quattro. E li facciamo vedere il brivido.
Il brivido del West con le cavalcate. Denari. È un privilegio raro. Come battono questi bassi? Batte il basso. Salta, salta, salta. Vola, vola. Basta che la balla la faccio. Si fa le autoriprese. Ma che fare? Come mai la fai se no? La faccio io per ripresa. E tu parpeg. Guarda come ti senti, Dica. Cosa sono? Tutto sballato, sentiamo, Alio. Sballati al massimo. Io vorrei stare proprio nell'albergo, farmi una bella dormita. Una bella pera ci vorrebbe fare. Sabe, che cazzo è? Non si sente. Tu sei sei Jordi? Sono tutto raffreddato, tutti le chiuse. Ma no. Coglioni girati anche. E palle anche, tra parentesi questo. Poi vedo certe facce di merda. Ma che stiamo facendo? Oh, quelle due ragazze che costa... sono su, no? Corri, dove, no, dove? Quelle due bionde e la bruna, la bionda e la bruna. No, peccato. Bella. Come stai, Ciccio? Vai lo grillo! Eh? Ti senti, Ciccio? Come stai? Te la sei fatta una... Una bella... No, grillo, non basta. Lo grillo! Lo grillo non vuole dare il vino oggi. Lo grillo, mi dici... Lo grillo, mi dici qualcosa, lo grillo. Arrivederci. Adesso che si fa lo grillo, hai studiato, lo grillo. Diritti d'autore. Cazzo. Devi dare i soldi per il diritto d'autore. Tanto non sei ripreso. È brutto, Giuseppe! È impossibile. No, è vero! Mi dispiace per te. Mi dispiace per me. Mattia sembra fare carte come alzo alla fine. Guarda. Ciccio, saluta, Ciccio. Non tremare. Possiamo vedere la nostra Zagaria. Chi è che vediamo la nostra spalla? Possiamo vedere alla nostra sinistra il dottor Giuseppe Pino, detto anche Zagaria. Allora, sono le 6.42. Sono le 6.42, a quest'ora dovevamo stare già in albergo. Dovevamo stare in albergo, come al solito non ci stiamo. Incredibilmente però si dice che tra mezz'ora potremmo arrivare all'albergo. Va bene, appena finito di fare un piccolo torneo di calcetto, di fregarci un pallone. Ecco, rischiare di romperlo 3, 4, 5, 6, 7 volte. Rischiare anche la vita, visto che qua prende ammazzarsi. Sì, giustamente. Non posso mai dire segni di stanchezza e di droga ai nostri volti, ma siamo un po' stanchi. Soprattutto segni di droga, io aggiungerei. Non vedo l'ora di arrivare all'albergo e mi do fare. Abbiamo visto una cosa interessantissima, l'abbazia di Monte Cassino. Da non perdere. Che non è quella cosa che per cancellare la lavagna, ecco. Non è che si capisca. Vabbè, vai, ci vediamo. Sono le 9:05. Siamo da un'ora e mezza siamo fuori. Da un'ora fermi. E ancora non possiamo avere queste cazzo di camere per colpa del professor Lassen. Quindi lunedì uno sciopero. Ragazzi, andiamo in mezzo alla strada a dormire. Le 9, abbiamo sonno, abbiamo fame, abbiamo dobbiamo sonno, mangiare fame, vogliamo voglia di sesso. Vogliamo le camere. Basta. Ecco, si è annebbiata la vista, vi. Basta. Professore. Professore, cioè, ci dia le chiavi, qualcosa. Un attimo, scusate, è vero che è dalla camera singola lei, è vero? Allora, possiamo prendere le chiavi? No, è sì. Le chiavi. Finito? È finito? Abbiamo finito. Abbiamo le chiavi. Andiamo nella casa del grande fratello. Vai! Savio! Oh, pure un computer se te. House! House! Cazzo è sta villa, la casa del grande fratello? È a chiocciola! A chiocciola! A chiocciola! È i miei! Saliamo, saliamo! Aiuto! Vai lo grillo! 605! 605! Urla, 600 cosa? 605! Bene, abbiamo la camera 605, incredibile! Dopo tante ore di attesa abbiamo ricevuto le chiavi. Stiamo per entrare nelle stanze. È sopra. Io questa volevo, però ci siamo più altro. Scusami Marta, dobbiamo visitare le stanze. Stiamo per trovare la nostra stanza. Lo grillo mi dispiace tanto, ma è così. Abbiamo la stanza. Incredibile. A
accendi la luce! Peter! Sì, non me lo fai far vedere! Accendi la luce! Accendi la luce! Incredibile! Non era grande la camera, è un buco! Io dormo sotto! No, caffanculo, io dormo sotto! Mio! Vieni a visitare! Possiede la cucina! Mio! E fuggivo! Via, pizze! Oh, scagliosi! Pizza, dove cazzo dormiamo, insetto qua dentro? Che cazzo ne so! C'è perfino il bagno! Esiste un bagno! Io già mi sono rotti i coglioni! Ti sei rotti i coglioni, perché? Ma vedi? Basta! Basta! Sì, manco l'umore tare adesso così calma! Scagliosi! Ehi! Sono le 10. Dove va? Dove va? Sono le 10. Realmente abbiamo una capra. Dovrebbero portare a mangiare, questi già mangiano la faccia rossa. Scagliosi, io ho fame, ho fame. La sera, dopo una breve doccia, con Saverio e le altre camere, dovremmo fare un piccolo party a parte. Francia è lo stesso stile tu. No, che schifo. Che schifo. Oscuriano, no, guarda come si vergogna. Dopo mi devo cambiare. Mattia lo stesso. Lo grido quando non c'è nessuno. Salto rosso. La, 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 che c'è il bel fisco con gli addominali scolastici. Un fisco me l'hai di me. Batti voi, os. Vai. Ma no. Ma ci sta scade. A pericolo che se ne scade. Ma grazie, perché non sta proprio. Agente segreto, agente. Sì, 007. Parola d'ordine, l'erba del vicino è sempre più verde con la tua. È buono. No, ragazzo solo, gioca di mano, le so tutte. Allora. Ma voglio però che puzza di bagno. Un uomo, un perché? No, ma noi non riusciamo a chiamarlo su Cosmos. Buongiorno, mi manda Cicigno, voi siete lui, vero? Sì, ma parli bene italiano, insomma, sì, per dire. Sono figlio mio, mezzo figlio di migrante. Papà, mi metto chi arriva a cercare fortuna. Ah, diciamo che sta girando e darò la fortuna. E la trovate? La trovate, mamma è pretta pura. Allora, se volete trovare Cicigno, mi dovete dare 1000 cruceros. Ecco qua, ci pensa lui. A testa? Claro. Sì, claro. Ma sei sicuro di essere figlio di migrante? Sicuro? Allora, se volete trovare Cicigno, dovete andare a Porto Santa Teresa, ma non spazio di trovarlo. E allora come facciamo a trovarlo? Se mi date 5.000 cruceros, se porto io, a testa? Sì, claro, è claro. Io ho scoperto che tu non sei né figlio di migrante e né figlio di pretapù. Tu sei proprio figlio di puttene qua, neto. È claro, andiamo. Viva la gita! Saverio, esci Cuba Libre, Saverio, che devo dire? Io come si chiama? C'è 101 cucinelli. Aspetta, devo colare aspetta. No, quelli sono. Ma è Cuba Libre, è Cuba Libre. Aspetta, mi chiedo. Ma è Cuba Libre. Apri il frigo, apri il frigo. Allora, un sacco solo, buono. Mamma mia, guarda che cosa c'è. Tutto il culo si crede là fuori. Cazzo me ne frega. Wow, sei gay. Vito, sei una testa di cazzo, Vito. Perché non sei venuto? Vito, con lo stronzo di Ninni che ce l'ho dietro, è per rotta, quella che è più stronza ancora, non è venuto su. Ma è stato a perdere la gita indimenticabile, voglio. Aspetta, posso dire una cosa? Allora, il caso Perrotta. Allora, il Bocvaro. Queste sono testimonianze che passeranno alla storia. Adesso Perrotta gli ha detto a padre: papà, posso andare alla gita qui in superiore? Vai, Perrotta, non ti preoccupare, vai, Antonio. Antonio. Vai, Antonio, non ti preoccupare, compra la gita in quinto superiore con le amiche, ti diverti. Va bene. Valazzi. Antonio, vedi, dai i soldi. Dopo nemmeno quanto tempo, collega. Dopo due giorni vieni. No, papà non vuole.
dove andiamo a fare l'atello? Fa no, papà vuole che va. Il motivo. Allora il padre di Perrotta vuole e lui non vuole venire. È andata a sei volte. Cude shape, cude, ma un mirga. Oh, per vita, però. Vito, il sestino station wagon, voglio, ho pensato a fare squale. Cude al cosimo, ho fatto squale, 10.000 squale, poco per palo, umbo. Ma c'è scemino? Ma voi siete scemi, guagno, adesso venuto. Come sta? Ma torna. Mi metti mezzo al castello. Mi già sotto, mi già sotto. Beh, sta meglio. Piccolo bucchino, facciamo. Ehi. Meat manager show. Vai, io faccio. Ci più vita, Hans. Vai. Sei arenda. Non era rossa il fondo. Un fondo. Scusa, quando si sforza. Scagliosi, tutto a te questo, Scagliosi. Thank you. Grazie. Dammi. Mo' per no, dove? No, non metti sul lito! Oh, madonna! Non mi spruzza di odore, tu non che... C'è solo Scipione, dai! Come devi fare il numero? Ah, te l'ho detto, quindi... Ma vi piace? Ma quanto odore me ne voglio? Ma vi piace a me? A chi? Con scocchettelle, buone, renna! Scocchettelle. Scocchettelle. No, dove sta giù? La salute! Oh, che schifo! Le cabano! La salute di Vito che non c'è! E di Coffee, ma pure! Ti più gusta nato. Ah no, state tu. Oh, le lasciamo fare l'aperitivo. Allora, se no Giulia. Ma cazzo non svegli. Se non era perché mi sono disturbato di stop la cannella. Ma la cannella. Si vede. Ma si vede. Ma stiamo parlando proprio. Ma non ho capito. Ci sono quando diciamo che non gusta prima deve, diciamo, deve rispondere con il piede sotto la felicità per farmi fuori non la mandi un dire lo cogli dopo per i capi non ci sono no seriamente nessuno cavalla tutte aspetta scusa vai Ciccio aspetta c'è tempo tra me Ehi, questo gruffolava che era meraviglia stanotte. È vero, confermo. No, Grillo ha dormito per terra. Si vedono i risultati, è sempre Vascio. Danilo, di meglio a dormire giù senza coperto, senza niente, sarà freddo. Fatto freddo. Ragazzi, io mi sono freddo ancora di più. È il primo giorno già abbiamo fatto danni. Proprio il primo giorno fatto la spaccio di Rulì. Abbiamo documentato. Abbastanza asciugamano. Beh, dopo documentiamo. Abbiamo tutte tre persone. Dove stava l'asciugamano Trazza, scusa? Guardate i risultati del festa party che c'è stato ieri sera. Guardate Palmisano. Qua è tutto un magna magna generale. C'è un ginocchio scomposto. Di Carlo che è più sveglio di ma... C'è un gioco di composto. Oggi è il 27 di maggio, di marzo. C'è un mese. Basta che non sia giugno. Un mese. Marzo. Potrebbe essere la vista dei fuori imperiali. Ragazzi, ci vediamo dopo. Non rimpere. Giuseppe, sorridi. Fine della colazione. Eccolo Grillo com'è ridotto dopo una notte. Rotto in sonno, rotto in bianco. In sonno. Tra i rumori delle. Delle motosega. Salvo, c'è sempre. Non è che c'è Cristiano che sta sveglio e alle 9:30 ancora girando per Roma. Il resto tutti a dormire. Che bello, Alio. Sarà la mina.
tutta Durm, sto. Non mi sa, tutta Durm. Logri, tu sei sveglio, Logri. Cipino sta Durm, non cazzo stai. Cipino sta Durm. Sta pizza. Sta Durm, sto. Ma Stefano uguale, voglio, è uguale. Ciao Stefano. Ciao Stefano. Stazione di Monopoli. Senti, ma che caspita, stai riprendendo Termi? Ma sei coglione, riprendi Termi. Quanti bello. Coglione? Mattia, c'è un po' di Laus. Un po' di Laus in ognuno di noi. C'è un po' di cose in ognuno di noi, scusa. Mo ti ricordo che da perché vivi in giro. Noi stiamo al Colosseo, la il simbolo di questo. Ci siamo tutti quanti. La Palmisano, non te scappare, la gli altri dove sto? La dimmi, indicami tu, vado sto? Ma Claudio, come ti senti a stare di fronte al Colosseo? Ma una sensazione indescrivibile. Vorrei tanto. È bellissimo il Colosseo. È bellissimo. Sì. So che è un po' rovinato. La maggestà. La pig di Senti, senti, quando esci, chiudi le porte e le finestre, non entra al Colosseo, capito? Hai giusto, hai ragione. Bellissimo, questa è la cosa. Queste sono le battute che da ridere. Guarda il mostro di Loch Ness. Dove sta? Frange, apri la bocca. Uguale. Guarda che bello, guarda. Ehi, però no di fronte al suo. Mimma, ma cosa così brutti, eh? È un soldato. Sì, per tu come ti senti a stare di fronte al Colosseo? Piccolo. Come piccolo? Come a te? Piccolino. Piccolino. Un fotoreportage. Un'esclusiva, ragazzi. Un'esclusiva. Per la quinta C. La prima bozza dello statuto che ho fatto. La prima bozza dello statuto. La cosa sconvolgente, la nuova coppia, sconvolgente. Vediamo un'altra volta. Da cosa nasce cosa? Chissà cosa lascerà la fine. Bam 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 bam. Siamo arrivati all'altare della patria. Il nostro Danilo, che è un patriotta ormai, si sta per dirigere sopra l'altare della patria. Si butterà da sopra dal cavallo. Qua del cavallo. Si butterà là, da sopra e da giù. Senza nessuna rete, senza nessuna piscina d'acqua. Sono le due, siamo stanchi, affamati, ma vi rendete conto? Anche un po' incazzato. Ma vi rendete conto in che cacchio di posto siamo andati a finire? Confermate, a Roma, a dei bari, complimenti. Io ho fame, fatemi mangiare e fate quello che cazzo volete, basta. Abbiamo toccato il fondo, locale peggiore non lo potevamo trovare. C'è idea? Perché se no per il tirolizio? Non mi perché se no la pizza. Adesso sì. Sembra ci viene mangiare le sono poche, ma c'è cosa che per te. Aiuto, buone patate, aiuto. Very good. Ma che non possiamo mangiare patate, mica con cazzo a noi. Ah, sì. Laus beve il vino come sempre. Acqua. Ah. E Michele, che cazzo so. Vediamo in lontananza. Assolutamente niente, prima c'erano 850 persone, adesso mi sono rimaste 20.
informazione. Per via esatto, Troiana. Sento per via Troiana. Cioè se mangi come? La demolazione, eh? Questa è buona, eh? Un buon prezzo. Per una ripresa troppo paesano. Ma che hai fatto? Già, primo piano, lui. Dove va? Ti sono fatto, la prima le persone sono come gli stati. Tutti uguali. La sposa. Klaus, saluta. Ciao. Lenna! Professoressa, la carne era buona, non è arrivata qua però, no, non quella però, veramente era un po' bruciata, ma è buona, era un po' dura, professoressa, visto che era un po' bruciata, poteva, vabbè dai, per stavolta mettiamo un set non ne parliamo più, va bene, noi siamo delle aspirapolvere umane. È arrivato il momento di ubriacarsi e De Michele sta già facendo il primo passo. Vuoi un po' di vino? Fa schifo. Ti ubriaca. Fa schifo. Non lo bevo. Sì, di Saverio che si mangia le patate. Saverio non vuole le patate. Dammi un po' di vino. Invece Scipione che fa la cosa più giusta. Mangia il vino. Beve il succo di frutta della Derby. Riprendi il succo di frutta della Derby di Scipione portato da casa. E allora ti piace? C'è qualche problema contro il succo della Derby? No, assolutamente no. Scusa, pubblicità occulta, censura. Aspetta, che vuoi? Vado la capaggina. Non mi fai truccare. Ehi, Renna, fino a questo che la faccio ballare la prossima settimana. Aspetta, no, stai fermo! Salvo, togliti! Vai, professoressa! Vai, la professoressa! Come si fa?
piazza di Spagna. Che fatica. Che fatica. Ancora uno. Un altro. Prenda stremato. Danilo non ce le fa più. Abbiamo raggiunto la prima piazzola di sosta. Avete scaglioso. Un altro pescarino. Ci vediamo più tardi. Ci siamo quasi. Qualche altro piccolo sforzo. Ma entriamo dalla cupola. Dici beh. Quanti scalini sono? Scusi. Scusi. Forse ne. Guarda ancora, guarda. C'è ancora degli freddo. A chi è? A questo assassino? Si può vedere negli occhi, apri l'occhio, scusa Claudio, fai vedere l'occhio assassino. Tattino. Scema sta attento, trattino. Claudio, c'è scritto dove? Tutta questa salita. Cavolo, disse, ma da quanti anni? Ma questo, da quando sono nato. Allora, come vedi siamo nel pullman, siamo tornati, sono le 8:10. Sono le 8:10 e siamo stanchi, sfiniti e tremo fa. Soprattutto! Mo ci vuole da bado braccio! Una bella tenda di macarnofu! Una bella tenda di macarnofu! Vuol dire carabinieri, a noi vuole! Allora oggi abbiamo rubato 7 autoradio, 12 automobili. E la macchina da scrivere. E la macchina da scrivere. Ma questo resto. Usa c'è manca che non abbiamo la metropoli. Abbiamo preso la metropoli. Abbiamo visto. Dopo la tosse. Mal di gola. Mi sta marunando. Allora, traccio dopo un mare e faccio caldo. Dammi la metropolità e sta poi. Ma come ci riesco a farlo più di tutto questo? Madonna me. Allora, c'è proprio visto. Io oggi abbiamo visto i fuori del formale. I fuori imperiali. Un Colosseo. Un Colosseo. Abbiamo visto le tedesche, quelle del Canada, le spagnole, le canadesi, le spagnole, che tic 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 tic, come si chiama Kit? La SketchUp, no, i fighi di tic 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 uguale voglio chiacchiere c'è che stare, ci sono chi rimane d'accordo? Video messaggio. Chi sta là dietro? Chi sta? Le Michele. C'è sì, bro. La Grillo, c'è sì, bro, sei drogato. Mi dite Dark Angel. C'è? C'è come vedere? Dark Angel. Beh? Quello che fa il messaggio video stream freedom là. Beh. Allora facciamo questo messaggio a Campanozzi. Vai. Sì. Beh no, ma non c'è. Cosa vuoi dire a Campanozzi? Ehi, com'è che dice? Questo è un messaggio di solo occhi. Poi dopo me la spieghi, Dopo me la spieghi, non hai capito nulla. Vaffanculo, Campanozzi. Ehi, questo è. Non ho capito. Vuoi dire qualcosa a Campanozzi? Abbasso Luca, vuoi dire qualcosa a Campanozzi? Sì, che lo amo. È il mio professore del mondo. Sì, la banana. Oh, chi vuole dire qualcosa su Campanozzi? Qualche commento? Ma dicevelo Grillo, io poi, e poi gli altri. Vai, salvo, ci vuoi dire? No, ci sei. Aspetta, ci sei. Ti. Campanozzi. Quella GSM. Quella GSM. No, di Claudio, dimmi. Campanozzi, da. Non vada così. Campanozzi, secondo me a te usaci tu manco. Voglio una dire allo Grillo. Dai lo Grillo, sfogati. Ci vuoi? Dai lo Grillo, ciao. Ti ha messo sì all'ultimo comedy in classe. Vabbè, sì ormai. Dai lo Grillo, sfogati. Vabbè, che cazzo è? È good proprio. C'è la. Ma che non ci faccio mai, è good. Bravo lo Grillo. Lo
Grillo si è sfogato, questa poi la faremo vedere così di mira. Sì, la meglio di No Grillo. Qui è questione che a donne siamo rovinati. Oh, tu ci stiamo a rovinare. Ma con tutti i maggiori, va. Ma lì stiamo, non ci scemi. Ma Scipione, Scipione, c'è anche Scipione che vuole dire qualcosa. Scipione, vuoi dire qualcosa? Vabbè, dobbiamo sfottere sempre la mamma con la poverina della madre. Tutto ma la sora. C'è solo una cosa da dire. Così una cosa. Un attimo. Scusate, che la bacchina sfogata sulla strada. Tenete soia. C'è strazza mutata. C'è sto siparo. E là va, minchia, Marco Sano. Marco Sano. Per Marco Sano, Nenna, Marco Sano no. Ogni tanto, love ti dient. E mine te la giugò. E Microsoft. Alla casa di Stefano. Alla casa di Stefano. C'era tanta gente, c'era tanta gente che faceva la fila, che faceva la fila con l'accento in mano, con l'accento in mano, e mi sorse un dubbio, e mi sorse un dubbio. Vuoi vedere mio telefonino? Amore mio, non ha fatto lo squillo. Non ci faccio. Non ci faccio tu, a me l'ha fatto già. Sì, lì che l'ha portato. Ehi, tremo fam, ci vediamo dopo. Sono le 10 di sera. Qua stanno litigando se uscire o meno stasera, perché vogliono andare a uscire, ma là chi vuole dormire. No Grillo, stai fermo dietro. Abbiamo rubato il televisore dalla stanza di Palumbo, così ce la vediamo noi la televisione. E niente, poi vediamo se usciamo o meno. Se usciamo... No Grillo, state fermo. Se usciamo, vedrete le piazze, non usciamo, non vedrete un cazzo. Vedete Saverio che beve, che preparerà nuovi cocktail per stasera. Saverio, è pronto qualcosa per stasera? Saverio! Pallisano, gente cangiata, Pallisano! Già cambiato! Saverio, hai preparato qualche ricetta nuova per stasera? Qualche ricetta nuova per stasera preparato? Sì, questa sera abbiamo il nuovo bufalo. Non so perché. Sono due teste di cazzo? La risposta è no, sicuro, sicuro. Vuole le chiavi da 605 la vostra, perché ha sbagliato una cosa per la doccia. 605 luce? Sono caricato, ho forza, sono stato salato da 607, si è pensato. Salvo 607. Tu non ce l'hai che la capa tua. Sono le 11:15, come avevo su come vuoi tu su qua? Ah, sono le 11:15. Ma non c'è il passo, no, non ci ripeto. Benvenuti, siamo al momento più atteso della gita. Sì, l'angolo di l'angolo della cucina. Vincenzo Danilo Re. Richiesta di come preparare cocktail. Stavamo in dicendo gita. Come fanno un cocktail in gita? Che indini vuole? La vodka e la Red Bull? Se non mi sbaglio. Conferma? Confermo. Prendiamo la Red Bull. Posso comprare io? Dico fare la Red Bull, non la vedo. Io. Prendiamo la Red Bull già aperta, perché di nuovo non ne abbiamo. Come la Red Bull. Un po' che vuoi, Avanna, poi alla vodka. Ci ho finito la Red Bull. Alla pesca. C'è proprio il nostro barista. Ci pensiamo. Vediamo. Versiamo la 50-50. Vediamo che il nostro barista Renna, che si improvvisa barista per l'occasione, sta... Che improvvisa barista? No, è barista, proprio veramente... Non so come, non so quando... Sì, diciamo che era barista perché beveva il Baileys a sgroscio, ecco. Allora sì... Ma ricordiamo, no? Appunta, facciamo pubblicità anche. Punta dell'Est, sala ricevimenti, a capitolo di Monopoli. Ma dove si è messo che il Paradisia, ristorante pizzeria, vaffanculo. Ecco. La vodka frutta.
La vodka è finita, però c'è per fare. È buona. Sì, ma non mi riprendere le mutande. No, era la mia brioche. Per lo zio shaker si fa con un coltello usato, magari col qualcuno so di cosa. Vuoi fare una bene bene? Si inzuppa un po' di brioche. Caliusi, scusa, inzuppa un po' di brioche dentro. Non l'ho finita. È finita, mocca e sord. Vabbè, versiamo. Che buono. Spum, il tocco finale. Indini? Guarda. Indini. Inizia. Ecco il nostro consumatore. Ma che sta tromba? Scaglio, tu già dici. Ma dove sta? Non puoi dire la gelosa, Scaglio. Cioè, di. Non grillo. Tu dove stai? Che cosa fa questa cosa? Che cosa? Logri, non ti vedo. Dove stai? No, cazzo, ti logri. Eccoti, dimmi. Ma fatemi dormire, padrone. Dove stai? Eccoti. Di. Scaglio, dove hai posto in urita? La videocamera, un buchiccio alla push. Oh. La videocamera, un buchiccio alla push. Non ho capito niente. La videocamera bisogna riappoggiarla a posto. Ma, tu ci sa fece? E muovo, tu sei... Ma, non lo so. Ehi, shit, all'è. Ci si capisce. Terzo giorno, anche per l'ultimo giorno di gita. Saverio, dove ci troviamo, Saverio? Allora, questo è per l'ultimo giorno di gita, nonché il terzo giorno della nostra gita a Roma. Ci troviamo alla città del Vaticano, sono in compagnia del mio amico Lugrillo. C'era quel signore che ci voleva vendere le monete del Vaticano. Seguiamo l'obsessi intanto, mentre commento. Allora, c'era quello che ci voleva vendere le monete, che ce le dà direttamente il Papa Giovanni. Sì, infatti, poi ce le dà di persona. Questo cazzo di euro non vale più niente la moneta del Papa, praticamente. Non vale niente, ormai. Entriamo sotto nel Papa, dai. Poi avere l'uso, la sorveglianza, se non riusciti ad entrare. Riusciamo a portare il nostro regalo al Papa, non lo sappiamo. Qui è vietato. È vietato firmare. Ma stiamo filmando tutto. Per ora siamo entrati. Siamo proprio dei terroristi. Primo stadio è passato, ora siamo al secondo. Siamo dei terroristi. Sembra strano, ma il nostro ingresso è studenti. Dimmi. Questi non sono roba nostra. No, questo non sono roba. Però è strano, professoressa, perché entriamo da studenti qui? Perché molti sono entrati, poi ci sono mischiando. Buongiorno. Aspetta. Che c'è? Siamo stanchi. Affamati. In seguito una sera. Che cazzo ci aspetta? Non lo so, comunque la prima tappa l'ho superata, ho superato la sorveglianza. Volevo superare la seconda. Le occhiali. Sono da fondo chiuso. Dove, ragazzi, che cazzo me ne frega me della scusa? La palla! Poi di Carlo quanto è bello oggi! Sì, la voglia! Il caso di scorso interesse se la fa, la gita a ruota! Posso? Vai! Ma vedi che facendo così si rompe! Stai ascoltando! Non vedi niente! Si rompe! Come Raffaello! Come Raffaello ha una personalità completamente diversa, no? Perché Raffaello era un uomo invece molto solane e amava la vita. Che cazzo stai filmando? Cercando di prendere altri alcolici. No, progetta di prendere alcolici, progetta. Ci siamo finiti due bottiglie di Havana, una bottiglia di vodka, una bottiglia di Coca-Cola, succo di frutta con la vani. E quella alla pera. Shut up, Sean. Vita, 1,84. Quella vecchia di 3 anni. Mentre noi parliamo di ste cose, vedi che alle nostre spalle le persone si stanno acculturando. Però, non ho capito di che cazzo sta spiegando. Ma che cazzo sta dicendo? Ehi, ma ce l'ha chiamata che ce l'ha fatta neanche. Scaglio, scusi, ma... Avete visto che bella... come si chiama? Guida abbiamo. È davvero carina. Sì. Ehi, comunque, vi dico che in tutto questo... In tutto questo stanno gira... girando le palle. Si sono fermati, che cazzo? Si va a fare un giro le ragazze. Ah, andiamo. La penna è scritto Francesco Polignano. Stiamo guardando le cartine, cioè come noi... Le cartine di mannaggia stiamo guardando. C'è anche Monopolis. Matti, sono due che ti assomigliano, si stanno baciando. Due che ti assomigliano. Si stanno leccando, quasi toccano. Pure Madonna.
Volevo commentare, stiamo notando le bellezze di Roma, tra cui anche questo. Si vede. No, Grillo, tu hai citato, sai? No, Grillo, Grillo, apri la schermo. Grillo, sinceramente... No, non vedi, se no, non Grillo, sinceramente si sta lavando. Prima si sono baciate. Baciate, Marre. Il culo delle suore si è venendo. No, non è quello. Date fai, non mi muovere, se no... baciatevi di nuovo. D'Angelo Vaz. Aspetta che mi sto facendo vedere, questo guardo da questa parte. D'Angelo Vaz, cagliuli a morte, scettini. Se lo danno? Se lo danno? Ci hanno visto, se lo danno? Ci hanno visto. Saluta. Ci hanno visto. Ho salutato già, mi hanno salutato. Allora. Il papa. Ah, te lo riprendi il papa che c'ha? La papessa. Che dobbiamo crescere da fotografi? Ma stanno le russe. Andò. Sono due lesbi che si stanno baciando. Le ho già riprese prima. Veramente. Ci sono fotografi tintini, che sono accattolati. Ci sono fotografi insieme alle lesbiche. Vanno a Claudio, vieni a Claudio, zicca a Claudio, mica stasera. Antonio, scusa, la fotografia non la fa, non ora no. Pa, metti in pausa. Mangiato, si tesazzi. Assolutamente no. Avete mangiato abbastanza, hai mangiato tutto. Ho mangiato abbastanza male. Che abbiamo mangiato? Che abbiamo mangiato, Brito? Che non è che l'ho capito. Io non ho mangiato. Ho iniziato già a dire. Vai. Voglio rivedere la ristorazione da bussare di te. No, che cosa? Dopo la faccio fare, usate l'indirizzo. Io non mi sento niente. Che cosa? La camera vostra. Ma che hai fatto stamattina? Ti ho visto a te. Che hai fatto stamattina? Però io stavo da qua. Stamattina andavo alla USA. Vede come hai dormito? Abbiamo parlato a fare con Dio Claudio. Io dormivo. Bussiamo. La USA si espande un attimo per buco. Nascondiamo le scarpe. Nascondiamo. Era un per far riprendere di mira dei piccioni e poi li mettiamo la sveglia dentro la sveglia. 4, alle 4 e mezza comincia a suonare l'Oscar, non si è svegliato, ma vado per prendere il telefono, lui mi anticipa, si è detto domani, non c'è sta nud, non ti mettere contro me, caputo, non ti mettere contro me, caputo, non ti mettere contro lui, capito? Stiamo girando il film, è interessante, vai. Caputo, hai capito? Dicendo è chiuso, ma non sgarrare con me la prossima volta. No, sei sotto l'occhio del grande fratello. €5 su Caputo, ho detto io, 5 euro su Caputo. Tu sei rappresentante di me. Oh, ma stai scherzando, stai facendo seriamente. Sono fatti miei. Stai scherzando. Io sto scherzando. Ti sembra che sto scherzando. Ti sembra che stai scherzando, vai. Ma stai scherzando, ma puto. Sto scherzando. Cioè, tutte le vieni così, cacchio, a fare la paranoia del cazzo. Non so perché. No, che lì dai la so, cazzo. E picchiatevi. Perché ti do un po'. Qua ce la fai. E allora Mi stroppia tutto. No, stai fermo, che stai dicendo? Voglio capire dove sto rischiando. Quando è rischio, ti fanno un margillo. Quando è rischio? Com'è?
a me, prima non aggredare. Dammi un buco, dato che tu sei sporone, mi devi dare. Dammi un buco. No, lo sporone lo stai facendo. Dammi un buco. Lo sporone lo stai facendo tu. Non cambiare il discorso, dammi un buco. Ora mi devi dare un buco. Hai detto che mi devi dare. Dammi un buco. Ma non in giro. Ah, ma non è in giro. Te lo posso dare quando vuoi. Ah, quando vuoi. Capito? Finasco anche per stare. Spini stasera in camera. Tu scaffi, dammi che ti ammazza. Aspetta, te lo torni, carica carta. Comunque Monopoli è la buona città. Quanto non esisti, che no? Cioè, sei male, sì, stai buono. Ti avvicini con queste mani. Non a me, mi toccavo, cioè mi fai dire. Io rido per te. Io rido per te, perché stai facendo... E ridi per me, che poi le faccio ridere. A me, puoi fare come da buono. Come fino al match? La risposta è nella prossima puntata. Sì, la vedremo, sicuramente andremo in camera. Su andremo nella camera di Caputo per visionare il grande evento. Il grande evento. Lo scontro continuo. Lo scontro pesi medium. Lo scontro pesi medium, Caputo. Volevo solo aggiungere una cosa. Riprendi. Attenzione. Ah, ho ragione. Però zitto, te l'ha detto un a te stesso. Ma sono messo tavola, non a me. Ma non alzare la voce. Dopo fai rewind, te la puoi ripetere. Lo scontro è rinviato. Continua. La lotta per la sopravvivenza dell'uomo passa per il ristorante dell'Hotel Valery. Guardate le persone più arrattate, più affamate della terra. Guarda che la telecamera rompete, voi non è che, eh? Le persone più affamate della terra. Dai! Attorno, ma Ma voglio che dalla base, Mamma mia! Non hanno mai visto da mangiare! Guagliù! Vuole mortare! Incredibile, ha preso una pirofila di patate. Ecco, siamo arrivati alla fine, abbiamo toccato il fondo. Record, sono le ore 9. Stiamo per andare a Roma. Se stasera mi butto, stasera voglio ritrombare. Ci state? Dai. Se non ci trombo, posso pure te vuoi a Comacarone. Dai. È il l'ultimo giorno di gita. Dovremmo goderci sta serata. Dovremmo rientrare in albergo per circa l'una e mezza, le due, almeno si dica. Ma saremo tutti sballati. Tutti sballati, anche perché, scusa, passi. Stiamo già cominciando. Stiamo già cominciando. Ci aspetta un bel drink nella nostra camera. La macchetta già. Che cazzo fai? Cosa già partito? Dai. Ci siamo comprati già. Che abbiamo preso? Le mozu, sono più piccole. Gin tonic, mozu, ma stava a fare. Non mesh. Più salatini e tutto. Vediamo gli altri che cazzo combinano. Saverio. Scagliusi che sta spiando. Scagliusi che sta spiando. Saverio, che pensi di stasera? Cosa combineremo? Togli la telecamera davanti alla bocca. Che penso? Di sta serata? C'è Macumra? Questa sera c'è proprio. Cos'è c'è? Belli belli a merda. Hai voglia di trombare? Eh? Hai voglia di trombare? Stasera. Sì, quella è la prima cosa. Dipende a Salvo. Salvo, tu che dici? Lo dico io. Salvo, non fai l'intellettuale al cazzo. Bravo. Allora. Bravo! Claudio, tu che dici, Claudio? Ci mani. Ciao Danilo. Buonasera, siamo qui riuniti a vedere la fontana di Trevi. Guardate che meraviglia, guardate. Guardate quanti soldi sprecati, guardate. Quanti soldi. Almeno prima i soldi, poi io. Io sono una zona all'altra. Quello è un capitale immobilizzato, interessi. Pom, sul pendolo. Ma ogni tanto lo pulisco. Ma ogni tanto, ma voi sapete, quei soldi. Ogni tanto, comunque. Non li possono dare a noi quei soldi. Voglio sì, ma bello. La stupida stasera. Comunque, sono le, che ore sono? Le mezzanotte passata. Ancora ho trovato un ristop pub, un disco pub, a Cristo l'hanno già mangiato. Mangeremo davanti alla fontana un gelato e finiremo qua la nostra serata. Ci vediamo. Non mi inquadrano il culo, uscirà non è via. Mi memore, questo scrivo un messaggio. Saverio, vieni qua un attimo. Raccoglie, ma fatti oggi.
C'è stasera, allora. Allora, questa sera ci siamo letteralmente rotti i coglioni. Perché? Per due motivi. Uno è per la disorganizzazione della scuola, due per la coglionaggine dei romani. Allora, dovevamo andare al gym, local, tutto bello, elegante, locale nostro. È fatto, non avevamo la camicia per entrare. È fatto la ripresa alla Vittoria. Ho ripresa la bella Vittoria, facciamo rivedere, si sa mai. Bello, Stefano. Guardate, troppo bello. Troppo andremo noi a fare il giuramento là. Giuramento, a fa servizio, povero Cristo, in due, che mezzo. Fammi ne sei! Aspetta, dove? A dove va? Ci mandi giù fa! Ci mandi giù fa! Vieni tu, Scippo! Attraversiamo? Attraversiamo la strada, veloce! Attraversiamo la strada! Yo, corri! Allora, dici lo fa, Allora, ritornando al fatto di prima, stavo dicendo che... Amascia sto locale, tutto bello. Amascia al Gilda. Sto localino. Non ce ne fate niente, perché stiamo senza camicia, alcuni di noi. Bisogna essere più eleganti. Mortacci loro. I morti chi si camicia. Ma era solo una scusa, perché avevamo anche sette maschi. Anche se avevamo trovato la raccomandazione di un che si chiama Vito. Visto che non ce ne fate niente al Gilda, abbiamo girato tutte le strade del centro di Roma. Non ci stavano un cazzo da pub. Un locale non c'era. E dopo non abbiamo trovato un cazzo di niente. Come per magia siamo arrivati alla fontana di Trevi. Alla fontana di Trevi. Di fronte c'è una pizzeria di merda. Dove potevamo entrare? Non diceva il nome per rispetto. Nella guarda. Pizzeria di merda. Faceva le tre cacare. Mi sono preso un tranche di pizza e nonostante avevo pagato 2,30 ed era 4 cm per 2. Nonostante questo, l'hanno scaldato e l'hanno scaldato solo sotto. Sopra faceva schifo. Madonna, sì. Faceva proprio schifo. Il Bacardi Breeze, quando mi ha 3,30 euro? No, 2,30 euro. Per non parlare poi della Bacardi Breeze all'arancia, che tra l'altro ho preso anche caldo, a poi ti fammi risparmiare 3,60 euro, cioè 7.000 lire. Mieli. Però bisogna non chiedere. Poi siamo andati a prendere un gelato. Poi siamo andati a prendere un gelato, beh, il gelato era buono. 2,10 euro conveniente, buono, niente. 2,20 euro. Anche la giapponese. Dalla giapponese. Dopo, facciamo per tornare a Piazza Venezia. E che troviamo? Cosa troviamo? Esattamente, troviamo proprio Piazza Venezia. Un pub che è la fine del mondo. Abbiamo trovato un bel pub. Due piani, Irish pub. Guinness, Trinity College, sacche di femmine e tutto. Siamo stati sfortunati. Sfigati questo al massimo. Proprio di La Selva, che è un bastardo. Esatto, è un coglione. La Selva è bastardo. In discoteca. Ci ha fatto questo sgarbo. Ragazzi, io volevo trovare Palazzo Venezia. Palazzo Venezia. Ammiriamo l'ultima volta sta cacchio di l'altare dell'Italia o della patria e andiamo a Piazza Venezia. Vai. Come potete ammirare sulla nostra sinistra abbiamo la destra. La vostra sinistra. La sinistra nostra, non è nessuno ognuno. Ah, me la vostra la destra. Di. C'è Palazzo Venezia. Ci sarebbe. Quella appunto essendo la loggia di Palazzo Venezia. Di lì ricordiamo che il grande unico Solini, Duce. Il Duce. Saverio chi? Viva il Duce! Fece il suo discorso il giorno Benito Mussolini. Il Duce chi? Il Duce. Benito quello, Mussolini. Attentato. Quello era il palazzo da dove il Duce faceva le sue apparizioni alle sue folle oceaniche. Ecco, questo Mussolini, è tutto. Questo quindi è tutto. Inquadralo per bene, perché poi ci faccio un bel fotomontaggio. E come dicono al cinema di Casa Massima, questo è tutto gente, buona visione. Adesso sì. Adesso siamo qui riuniti in questa piazza, perché l'hanno occupata. Ma fa così. Abbiamo Chiarella. Vitetti ubriaco. Il ghiaccio. Vediamo in primo piano Chiarella. Mi fa sorriso, sto nella tua bocca. Dei denti. Bella quella lingua. Ci siamo rotti i coglioni perché il pullman non ci viene. Sicuramente la Meliotti si sta facendo una bella pomiciata con Mango. E noi ci stiamo facendo le seghe, per colpa sempre la disorganizzazione dell'ITIS. Ma adesso non vediamo l'ora di raggiungere il nostro albergo. Per metterci in pigiama. Il nostro albergo, scusate tra parentesi, Danilo sta facendo la foto, il coglione. Per mettersi a nostro agio nel nostro albergo a Monte Rotondo, metterci in pigiama e fare un po' di bordello. Bere, capito? Ma fai a me a foto. Oh. È giusto, se dormiamo. Quello non si chiama Monte Rotondo, Monte Capocchi. Monte Capocchione! Limoni. Adesso viene una bella ragazza che la inquadro subito, gli faccio un bel primo piano al piccione. Ecco.
Ciao. Ciao, vuoi dare un saluto alla telecamera? Non capisco. O poi ti faccio la festa. Questa è due. Questa è i carabinieri. Vitetti, sei una merda. Il sopravvento. Allora, questo è il nostro ultimo giorno di gita, sono le 9:30. Come si vede, stiamo tracannati. Siamo tracannati di brutto. Cioè, non dite nessuno. Tra noi. Siamo tornati alle 3 di notte. Ci sono fatto mezza bottiglia di gin. Da solo, ma da bestia. Ah, questo cacciuccio. Questo non c'è più cicchini, ma visto che merda, leggero, questi non steppeci me. Chi stava fregato come me? Va bene, che mi racconti? Già, lei, come ti senti? Sta tracannato. Stai tracannato, Saverio. Che ne pensi di questa gita? È stata una cagata. Una bella cagata. A parte il fatto che siamo tracannati, a parte ieri sera ci facciamo muto. Il party è andato a perfezione. Il party club è andato a perfezione, però il resto si poteva. Sì, resta, soprattutto grazie all'organizzazione della scuola che ha fatto come al solito cagare. Possiamo ringraziare la scuola. Oh, Scaglio, sembra più chioda fa. Possiamo ringraziare il dottor La Sella per questo. Lunedì ci terremo conto, lo ringrazieremo personalmente. Con i striscioni, lunedì. La selva va a cagare. Sta bene. Niente. Questo cuciniere di una grande testa di cazzo. Infatti ha incolpato noi. Le cacula a morire. La sta su Manx c'è noi di più. Mai sia Cristo, ci facciamo da noi. E niente, avevo un sunto, ci facciamo picchio. Ci siamo alzati che ora siamo alzati? Ci siamo alzati a che ora? Alle 8, ed era alle 7. Alzata questa alle 6, siamo andati alle 8. Ci siamo svegliati perché ci avete rompere le palle. Se no, e voi che siete un telefono. Ah, voi infatti, io sono un telefono e tutto il resto. Comunque, boh, dove stiamo andando? Ah, ai fuori Arditi. Ai fuori Arditi. Vediamo che salto che altro, poi... Vogliamo tornare a casa. Salve, buonasera. Sempre della bella. Oh. Dai, dai, cosa mi dici oggi? Vediamo, è bello, sarà bella. Aspetta, ti giro così ti vede. No, è brutto, dai. Ah, è vero. Di chi è suo, Se sì. È suo non mi riprendere, perché lui non mi ha fatto vedere ancora le foto del carnevale. Le foto del carnevale, sono l'amica che ci dice. L'amica tua, mio. Beh, basta, prendermi a me. Ma infatti, è lo stesso. Angelo non te la da, Angelo non te la da. Ma mi stavo dicendo che me la faccio regalare ai miei prossimi da, sostanzi. È vero. È inutile che ci provi, focaccia, andata. Mi voglio... Matti, c'è a casa, si sparli e parla, alla fine per sbaglio. Una Boxster che parcheggiano sotto casa. Non è cosa, qua. Io voglio diritti d'autore per questa ripresa, si giri, si giri. Cosa fai di qua, troppo. Mattia, hai ragione, perché lei si è rotta già. Ma sei simpatica, lo sai. Mattia, cosa pensi di quella coppietta là in fondo?
con la specie di occhiali dell'Oakley. No, guarda, allora, te lo dico io cosa te lo dico io cosa penso. Questo matrimonio non sa da fare. Quindi, ma sembra dormi. Quindi dorme ancora. Quindi dorme ancora. Poi non zoom sulla bocca. Il nuovo thriller. Quindi dorme ancora. Il nuovo thriller. No, ma è, fa schifo, fa schifo. Incredibile, amici. È una cosa proprio... Vieni, continua a dormire. Sì, Antonella. Ma sono le 2:05. Questo è l'ultimo l'ultimo, ecco. Sì, stai bene, stai bene. L'ultimo pranzo insieme. Grazie. Salve, sto aggiustando i capelli come al solito. E allora? E allora? Tu sei mangiato? A cagare. Lo grillò. Mangiato. Mangiato. Tu c'è. Ti è piaciuto? Mangiato. Ma credo la dura. Dai, non lo puoi. Vedi che bello scagliosi. Cioè si bello scaglioso. Abbastanza. Che sei bello. Tu ci sta a ridere, guarda, non avevo capito. Io dopo devo dormire. Quindi nascondete le bottiglie dell'acqua. Ciccio l'hai mangiato? Si sente. Piccioni e un piccionato. Guagnolo, dove ma parte? Prendete conto? È finita la gita. La gita la più. Da lunedì si ritorna. Stantuffo. Ma guarda il campano. Com'è il battere di campano? Come fa? Il campano fa il legge da Cruz. Ci do, però c'è un caso mangiato. Ma ti dice, dai un bacio. Poh! Adesso che faccio la mano. 10 giorni non posso trovare. Sì, le banane. Sì. Ma vuoi tappi come fa la foto poi anche gli altri? Oggi c'è ma voglio va. E beh, ehi, pancia piena, cerca riposo, andiamocene. Oh, aspetta, guarda un sacco. Andiamo, registra. Potentino. Ciao. Sono le ore 6:15. Offline. Signori, stiamo possiamo vedere. Stiamo tornando da Roma, gita, dopo 4 giorni, di rottura che si fa come un cazzo. Non vedo come un cazzo. Fai vedere un cazzo, fai vedere un cazzo. Da merda, a trapezzo, a più 8. E anzi con così rutto. Allora, è tolto la fine, qualcosa così positivo. È tolto lo zio. Si mangia come un cazzo, uri su ciao. La pasta rossa. La pasta rossa. Si patana che non ricordo. Vieni qua, dimmi che. La porta si è rotta! Ma com'è il fatto? No, scusa. Che cos'è Campanozzi? Una? L'ultramondo. Fai vedere l'ultramondo. Ma che la torniamo Campanozzi? Oh, pulcio, va bene. Suez! 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 Cos'è per te Campanozzi? Dopo 4 giorni di divertimento dobbiamo ritornare alla vita normale. Siamo sulla strada per che torniamo nel proprio paese, ci aspettano tanti problemi. Ha detto che dobbiamo proprio cucare, c'è pozza loca. No, prossimo. A salutare Cicibucacà. Ma caro, non mi salutare. Cicibucafè. Cicibucafè, uscè. Io ritorno a bere. Per passare una giornata. Io ritorno a bere. Questa si è già dormita. Ritorni nell'alcolismo. Ritorni dopo 3 giorni con tre giorni di astemia, più o meno. Ritorno a bere. Nel senso che astemia, coglione, astemia. A farmi a manetta, a maglia. Sì, astemia. A maglione più che altro. Come ti sei fatto, Giuseppe? A ferro. A ferro. Che ti sei fatto, Giuseppe? A piotto si è fatto. A piotto, così. A piotto. Ehi, ho i vulcani, questo vulcani. Che lettera? Vedi lettera? No, Scipione. No, Scipione, qui non l'hai fatto. E Michele lettera, prima qua. Fai la proposta. No, non entra nello schermo. Non picchiamo. Chi è? Francesco. Come? Cioè, no,
di Carlo che sta dormendo. Seguire. Non dovete rovesciarlo. Sono gli occhiali per stare in bagno. È il mostro, Carlo. È il mostro di Loki, si sveglia. Si è svegliato il mostro. Lo grillo. Sono le 6:15. Amore va a finale 10:30. Faccio il fenomeno solo e dopo facciamo tutto la tirata. Ciao. Allora, ciao Tesario. Allora dimmi, fammi l'intervista. Cosa dici dopo questi 4 giorni di gita? Allora, questa gita di 4 giorni è stata una vera cagata. Perché? Perché mi sono rotto i coglioni, non ho ficcato con nessuno e non ho fatto nemmeno una pista di coppa. Per colpa mia. E tu cosa dici? Mennaccia. È stata una gita di merda anche per me. Non ho fatto niente. Ma aspetta un attimo. Ma tutto sommato, visto che si è mangiato il grill, volevo dire che... Cioè, tutto sommato, ci siamo divertiti per conto nostro, quindi è stata tutto sommato una bella gita. Tranquillo. Senti, ma cosa hai combinato? Io mi sono fatto le tre. Per davvero? Senti, mi sono sballato, ma non come dico io. Senti, ma Saverio, scusa, io faccio le domande, Antonio. Faccio le domande. Inquadra Saverio. Saverio, senti, ma lunedì questa gita avrà dei riscontri lunedì a scuola, mo che torneremo? Sicuramente sì. Perché? Che intenzioni abbiamo di fare? Allora, lunedì non si entra in sciopero, perché io ho preso la sella, ci organizzato una schifo di gita. E ci dici, non siamo entrati, e là non siamo andati, e a ballare non siamo andati, ce l'ha fatta. Sono le ore 19:40. Dopo un sacco di litigate, autista professore, da te sti cazzo, praticamente proprio una persona squallida al massimo. Come eravamo noi ieri sera, che ci facciamo sempre a ciuccio, ripetiamo, vado a ciuccio. Allora, manetta. Stiamo vedendo una caso proprio, ma a caso! Fuori secondo, che se dovevamo fare a posto non ci uscivamo, guarda. Ecco qua, potete ammirare le scene iniziali, si può sentire la luce in sottofondo, non è cagata. Almeno bellissimo. Io l'ho visto 20.000 volte, posso dire veramente bello. Comunque, una appena rientreremo nella nostra sede, vi terremo informati. Per amore al figlio. Ma poi giù è un bello. Allora, il film è finito. Allora, dopo 4 giorni siamo tornati. Arriva. Siamo tornati, diciamo, alla destinazione. Le 9:30 passate. 2 ore prima del programma. Almeno questo si ricorda. Confermiamo la schifa. La gita è stata uno schifo. Ma c'è cazzo da di. Voglio tradisciato da tu finito. Notizie sportive. Very good. Ma vaffanculo. L'Italia vince 2-0 contro il Loggia. Confermiamo, la gita è stata uno schifo. Ringraziamo la Sella per la tornata. Certamente. Che dico, adesso mi sto schiaffendo, portata fuori. Comunque, nonostante questo, ci siamo divertiti un pochino. Sì, un pochino, no, mi sono sottragranato a chiocca. E niente, quando vedremo suo figlio tra 10 anni. Ma mi sa, non lavati i capelli stasera. Quando avremo i capelli brizzolati come tua sorella, forse riderimo di questo filmino. E niente, la gita è finita. La gita è finita, aspetta, andate in palla. La gita è finita. Andiamo grazie alla selva. Andiamo grazie alla selva. Gianello. Bessario. Dimmi. Un saluto. Ciao a tutti. A quel si brucia. Sì. Allora, scusa. Allora, volevo salutare tutti quanti il cast del nostro film che abbiamo realizzato. Le mie bottiglie.
Jam Jam! Oh, Peter, Esbil! Peter, stai due, Peter! Oh, un saluto, Pitetto! Ciao! 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 Oh, coglione! Ciao, saluta! E che sbaglio vuoi, vaffanculo! Uscia! Prima che te lo stai! Allora, vedi il bambino! Qui chi c'è? Il nostro scienziato! E vivo scienziato! Saluti scienziato! Saluta! Ciao la selva! Ciao i miei figli a casa a dormire. No, per quelli di oggi, per quelli che verranno, per dire, per rivedere il filmino. Non fate mai un'esperienza del genere. Sono contenta che sia finita. Anche lei. Anch'io. Forse più di voi. Un saluto a tutti. Beh, ciao.